passo, sfidando la mia sorte per una volta ancora. Regalami un sorriso che mi rimanga addosso, come se fosse l'ore che un giorno mi hanno messo. Regalami un sorriso. Per favore, chi parla? Dammi la prova che sei davvero un bravo investigatore. Vediamo se indovini chi sono. Io mi sono procurata il tuo numero perché mi stava a cuore parlarti. Sì, certo. Me ne rendo conto. Voglio che ci vediamo presto. Ti garantisco che noi due ci divertiremo moltissimo. Grazie, ma non mi interessa. Ti avverto che sono molto ostinata. E se anche dici di no stasera, continuerò ad insistere fino a che tu non accetterai, e ti assicuro che ce la farò. Senta, signorina, non mi piacciono gli scherzi di questo tipo, tantomeno per telefono. Ha capito? La saluto. Ti dispiace? Era una persona in vena di scherzi, anzi, una donna. Senti, sei quella di prima. Dille che non ci sono, dille che sono uscita. Pronto? Mi passa l'ispettore Atenzio, per favore? No, lui non c'è, è appena uscito. E tu chi saresti? Sua sorella? Sì. Ragazza mia, ti meriti un complimento, perché tuo fratello farebbe perdere la testa a qualunque donna. Appena l'ho visto, io sono impazzita. Voglio uscire con lui perché so che ci divertiremo, quindi digli che non deve scappare, per favore, e che non faccia lo sciocco. Basta che ci mettiamo d'accordo. Sì, glielo riferirò, però in questo momento è fuori. Ah, è un vero peccato. Beh, sarà per un'altra volta. Tu digli che lo richiamerò anche domani, e dopodomani, e il giorno dopo, fino a quando lui non cederà. Ciao, cognatina. Ciao. Era lei, non è vero? Sì, la stessa. Non capisco chi possa essere. Ma è una voce che non conosco. No, cugino, per fortuna sei passato, mi sto annoiando a morte. Eccomi qua. E il vecchio? Il vecchio non è venuto. Che strano, è la prima volta che prende sul serio tutte le cattiverie che gli ho detto. Occhio a non perdere la gallina dalle uova d'oro. Ma figurati, anima mia. Secondo te dove la potrebbe trovare una meglio di me? Certo. Cuginetto, mi porteresti a fare un giro su, forza? Ah, piccola mia, non posso. Perché? Gabi mi sta aspettando in automobile. E oltretutto, non è la prima volta. Gabi? Gabi. Ah, ma che bella sorpresa. Comunque, che importa, possiamo anche uscire in tre. Meraviglioso. Così approfittiamo dell'occasione e ti faccio conoscere Jacques Didier. Non mi direi che anche Didier ti aspetta qui sotto. Beh, in effetti non c'è, ma basta telefonargli e sentire se voglia restare un po' con noi. Cugino, sì, su, chiama, non farti pregare. E quando mai in vita mia mi sono fatto pregare? Dimmi un Dai, po'. Dai, su, intanto telefono a Francesco, lo avverto di non presentarsi, tanto non mi troverebbe. Oltretutto, credo sia giunto il momento di conoscere la mia figliastra. Sì, tesoro, saresti perfetta nei panni della strega, la matrigna cattiva di quelle favole perverse, si intende. Dipende solo da come si comporta la ragazzina. Dai, cuginetto, chiama presto. Sì, presto, sì, va bene, presto, va bene, d'accordo. Aspetta, aspetta un momento, lasciami almeno finire il mio aperitivo. Mentre tu dai un'occhiata al vegetale per telefono, io vado a prendere il pacchetto e torno. Peccato che debba uscire con Gabi stasera. Sei uno schianto, sai? Torno subito! Intanto chiamo il mio vegetale. Mi raccomando, hai capito? Proibiscigli di venire qui! Ah, guarda, amore, qui danno un vecchio film che vorrei tanto rivedere. Non è lontano, vogliamo andarci? Ma scherzi, a quest'ora? Ma perché, scusa, siamo ancora in tempo. Dai, su, vestiti che usciamo. Ah, mi sono impigrita. Non ho voglia di uscire, faremo tardissimo. Che cosa mi tocca sentire? Bambino, tu sei ancora giovane e puoi permetterti il lusso di andartene dove ti pare. Non fare come me, io sono vecchia e ammalata. Hai già dimenticato che domani mattina abbiamo appuntamento con il dottore? Ti faccio presente che devi fare tutte le analisi. No, stai tranquilla, non arriveremo tardi. Oltretutto,
Ormai hai quasi finito quei pochi giorni di permesso che avevi e non te li sei goduti per niente, Azucena. La signora Elvi ha ragione, è vero, dai, andiamo. A parte che a me quel film interessa, in questi giorni non hai fatto granché oltre a ciondolare per casa. Non hai voluto nemmeno vedere Maria Margherita e Armando. Su, dai, vieni al cinema, fai uno sforzo per una volta. Vuoi vedere che è di nuovo la scocciatrice di prima? Me ne occupo io, la faccio smettere subito. Mamma, state tranquilli. Forse non è... Ascolti, bellezza, faccia il favore, dimentichi il numero telefonico di questa casa. Se lei non lo sa, Raffaele è già sposato. Pronto? Ma che dice, signora Elvia? Sono io, Armando. Ah, caro, scusami, è che qualcuno ci sta facendo degli scherzi. Sì, subito, ti passo Raffaele, eccolo. Chi è? Armando. Ah. Che c'è? Pronto, Raffaele, senti, ti ha chiamato la signora Itriago. Chi, scusa? Sì, la signora Brenda Itriago, la moglie di Rodolfo Itriago. Ha telefonato qui dicendo che il marito aveva bisogno di parlare molto urgentemente con te. No, senti, no, non capisco. No, ascolta, facciamo una cosa, ti raggiungo là e ne discutiamo con più calma, va bene? D'accordo. Certo, prendo la macchina immediatamente. Aspettami. Ma che succede? Dove devo uscire. Vado un momento in commissariato perché mi dicono che c'è un nuovo caso molto complicato e non possono occuparsene da soli. Devo vedere di che si tratta con Armando. Ma non tra poco. Certo, va bene. Aspettami. Ciao, amore. Non stancarti, caro. Stia tranquilla. Mi sbrigo presto. Chiudete bene la porta. Allora, che te ne pare di questa tranquilla serata in famiglia? Ti sei annoiata? No, affatto, perché dovrei esserlo? Sono a casa mia, giochiamo a carte. Anzi, mi sento serena e rilassata. Ora fammi pensare, devo riflettere. Pronto? Sono io, Stella, stupido, ma nemmeno ti salta in mente di chiamare. Sì, sono io, signorina. Dica, cosa desidera? Ti ha dato di volta il cervello, lo so che sei tu. Scusa, ti sei dimenticato l'indirizzo di dove abito? Se non hai più intenzione di venire a casa mia, almeno avvertimi, perché per me fa lo stesso. Ecco, vede, io... Vado un momento in camera mia, però ricordati che adesso tocca a me. Sì. Come ti è saltata in mente una cosa del genere? È la prima volta che telefoni qui. Ma c'è sempre una prima volta, amore mio. Se ti dà fastidio, dimmelo in faccia. Ma questo che c'entra? Non è che non sta bene. In questa casa vive la mia famiglia. No, Francesco, smettiamola. Ti stai rendendo ridicolo. Io ti ho chiamato soltanto per avvertirti di non venire qui stasera perché non mi troveresti. Sì, e con chi dovresti uscire? Cioè, si può almeno sapere? Accidenti, è proprio un terzo grado, un interrogatorio. Sto tremando dalla paura come vuoi. Per tua informazione, è passato qui a prendermi mio cugino Giulio. Andiamo a trovare quella nostra vecchia zia malata, sai? Però, se continui a concederti il lusso di usare la voce con me, ti assicuro che ci faremo quattro risate, un'altra scenata, prendo il primo venuto e non mi trovi più. Bene, e ora ti lascio, amoretto. Buon proseguimento, mio caro. E allora, Armando? Che cosa? Senti, vuoi spiegarmi questa storia della telefonata? Vabbè, la signora ha chiamato, ma tu non c'eri. Avevo urgenza di parlare con te e le ho dato il numero di casa tua. Così, senza pensarci? Ma no, lei mi ha spiegato la situazione e quindi ho creduto di far bene a darglielo. Perché ci sono problemi, ho fatto male. No, se così va bene. Forse si trattava di una cosa importante. Il fatto è che... Ecco, questa storia mi aveva incuriosito. Non vedo perché, scusa. Lei stessa mi ha detto che doveva riferirti un messaggio, qualcosa riguardante il furto all'azienda, tutto qua. No, ma non è questo, c'è dell'altro. E che mi ha chiamato una donna senza dire chi fosse. Una donna? Sì, una donna, e mi ha invitato a uscire con lei per andare a divertirci. Uh-huh. Una cosa stranissima, non riesco a pensare. Sarebbe assurdo che fosse la moglie di Rodolfo Itriago, vero? E poi io non credo proprio che una signora a suo livello si presti a fare questo. Ah, ma no, certo che no. Però a scanso di equivoci, basta chiamare casa Itriago e domandare che cosa volevano. Sì, bravo, sì. Sono una gattina golosa e ti voglio mangiare di baci.
Questa sera non mi sfugge. Mi rendo conto di aver detto cose molto sgradevoli a Stella. È meglio che vada da lei e aspetti che torni. Poverina, starà soffrendo come un cane perché è fin troppo sensibile. Che ti succede? Amore, purtroppo sono costretto a uscire. Mi ha appena telefonato la segretaria di Jacques Didier. Dice che vuole incontrarmi. Non mi converrebbe far aspettare un personaggio tanto importante, questo lo capisci. E tu perché non esci? A quest'ora? Ma sì. È tardi, no? Adesso ho voglia di dormire. Io me ne vado a letto. Buonanotte. Pronto casa Miraval, buonasera. Buonasera. Senta, vorrei parlare con il signor Rodolfo e Triago. Sì, un momento, vado a chiamarlo. Sì, chi è? Chiedo scusa, il telefono. Pronto? Il signor Rodolfo e Triago, per favore. Chi parla, mi scusi? Sono l'ispettore Raffaele Atensio. Salve. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Questa è Gabi. Gabi, molto Salve. Piacere. Lieta di conoscerti. Non stare sulla porta, fatti vedere. I miei complimenti, cugino. Ti sei scelto una fidanzata veramente carina. Grazie. Gabi, grazie. Vorrei che ti sentissi a casa tua, sai. Quindi mettiti comoda. Casa tua. Ti ringrazio. Se non vi dispiace vorrei fare una telefonata a Jacques. Se non è impegnato usciamo in quattro. Che cosa trovo meravigliosa l'idea che Jacques ti dia esca insieme a noi. Bisogna vedere se c'è, perché è tardi. Accidenti. È occupato. Dimmi, cugina, siamo forse in castigo? Non si beve? Scusatemi, ero soprappensiero. Ma guarda... Non me l'arci, è fatta così. Normalmente non sono distratta, scusatemi. Vado in cucina a preparare gli aperitivi, va bene? Grazie, sei molto gentile. Ecco, mia cugina è un po'... Beh, insomma, l'hai vista. Però è simpatica. Sì, è davvero simpaticissima. È una cara ragazza. Ed è molto ospitale. Ma tu sei contenta, amore mio? Certo, tesoro mio, certo. È un po' matta, però è divertente. Cugino, vi servite voi? Anzi, puoi pensarci tu. Fagli un'ora di casa, dai. Va bene. Metti della musica per la tua ragazza. Dai. Io mi vado a vestire. Sì. Mi piace la tua fidanzata. Grazie. Torno subito. Ciao. Pronto? È ancora in linea? Sì, certo. Scusi, il signor Rodolfo Triago è in casa? No. E la signora? Nemmeno. Vuol dire a me? No, sa, mi hanno cercato qui in commissariato e hanno lasciato detto che il signor Rodolfo voleva parlarmi di qualcosa. Qualcosa riguardo al furto nella sua azienda. Ah, sì? Sì, un mio collega ha persino dato il mio numero di casa. Non ho idea se hanno chiamato o no. Io non ne so niente, però posso informarmi. Se lei richiama domani, forse potrei darle una risposta. Buonanotte a lei. Chi era? Solo un amico a cui avevo chiesto di uscire per andare a divertirci. Però non mi è pesato affatto restare qui con te. Sono stata benissimo, amore. Quando sto con te sono felice. Beh, credimi, questa storia è stranissima. Armando, sono quasi sicuro che quella voce era della donna che mi ha telefonato a casa. Sì, può darsi, Raffaele, però c'è qualcosa che non mi convince.
Io non so cosa pensare. Sinceramente, mi domando come una signora della sua posizione sociale possa abbassarsi a fare una cosa simile. Ha detto che richiamerà domani, oltretutto. Beh, non hai altra alternativa. Devi farlo. Così ne approfitti e chiarisci subito tutto e sentiamo cosa ti propone. Certo, ma spero solo di scoprire che è stato tutto un malinteso e di aver capito male. Io te lo auguro, Raffaele. Posso capire che ti abbia incuriosito, però ti sei appena sposato con Azucena e credo che le devi quantomeno del rispetto. Quindi non ti cercare complicazioni con quella signora. Ah, stai tranquillo, ti ringrazio del consiglio, ma non è necessario. Non sarei mai capace di fare una cosa simile ad Azucena. Ad ogni modo, se la moglie di Rodolfo e Triago è così leggera, con me sta perdendo tempo. A me non interessano affatto le avventure. Ci vediamo domani. Va bene, ok. Forse non telefono neanche. Ciao. Ciao. Sono molto felice, Giulio, davvero. Davvero, sì. Qualcuno ti ha mai detto prima d'ora che i tuoi bellissimi occhi assomigliano a due stelle comete che luccicano nel cielo di notte? Dai, Jacques, fammi il favore. Stelle comete che luccicano, tu sei veramente un uomo spiritoso. Ma sai? Com'è la pura verità? Ogni volta che mi guardi, sento una scossa elettrica trasversarmi e tu mi fai bruciare dalla passione. Ah, Jacques, credimi, mi stai facendo passare una serata divina. Non c'è niente da fare, sei un uomo speciale molto affascinante. Stai parlando sul serio, Steve? Me lo metti in dubbio, angelo mio. Cherie, carissimo. Sei anche più simpatico di quanto mi aspettassi. Sai, stasera ti trovo più carino del solito, mi piace tanto. No, sì. Sincero. Spontaneo. Io dico che stiamo bene qui in questa casa. Secondo me è inutile spostarci per andare da un'altra parte. L'atmosfera adesso è calda e accogliente. E oltretutto stiamo molto meglio qui, noi quattro amici intimi da soli. Non sei d'accordo, Cherie? Ah, amore mio, sono così emozionata. Perché non mi ci hai portato prima? Tua cugina è proprio simpatica. Credimi, tesoro, non ci avevo mai pensato. Piuttosto, sei contenta? Da impazzire, amore mio, felicissima. Poter stare così con te, abbracciarti tranquillamente. Angelo mio, piano che ci stanno osservando. Ah, stupido. Sono occupati per conto loro, perché ti assicuro che Jacques Didier è rimasto molto colpito da tua cugina. Avevi ragione tu. Non sono male come coppia, o sbaglio? No, no. Questo appartamento è delizioso. Ma lei con chi vive? Con mio padre, carina. Confermi, cugino? Sì, esattamente, con tuo padre. Non preoccuparti, stasera non viene. È partito per affari, sta tranquilla. Meno male. Che ti prende? Eh? Ti ho chiesto che cos'hai. Nulla, perché? Ne sei proprio sicura? Non convinci neanche te stessa. Ascolta, a me non puoi mentire, Azucena. Sei mia figlia, ti conosco bene. E vuoi sapere una cosa? Che? Anche Raffaele prima o poi se ne accorgerà. Non sperarci nemmeno per un momento, anzi scordatelo. Tuo marito non è uno stupido. Hai ragione. Sono molto preoccupata, mamma. E allora? Perché dici che non hai nulla? Ma non volevo che stessi in pena, nient'altro. Ah, bambina mia, ma non riesci a capire che il solo fatto di vederti con quest'aria triste e angosciata mi fa stare malissimo. Dimmi che ti succede, cara. Raffaele e Rodolfo si sono conosciuti. E io non avrei mai voluto che accadesse. Ah, lo vedi? L'ho sempre saputo io, dovevi dirglielo fin dal principio. Ma l'ho fatto. Comunque non gli hai detto tutto. Pensavo fosse meglio così. Io non posso provarti, tesoro. Azucena, ascolta. Secondo me tu hai commesso un gravissimo errore. Io ti ho consigliata fin dall'inizio di confessare a Raffaele che il padre di questo tuo bambino non è altri che Rodolfo e Triago. Mi rendo conto di quanto sia difficile per te dirgli la verità solo ora. Lascia che sia io a vedermela con lui. Io saprei convincerlo. Con me non sarà aggressivo.
Io sono tua madre. Voglio soltanto aiutarti. Devi fidarti di me. Bisogna chiarire questa situazione.